Giulio, buongiorno. Buongiorno a te, Armando. Senti, uno dei temi di questa Toscana in Bocca è stata la trippa. Eh sì, la trippa. Sì, la trippa, ecco, alla Fiorentina. La domanda a te è molto semplice. Si riesce a fare un pochino di innovazione nella tradizione della trippa? Sì, ci riusciamo anche perché con, appunto, tramite il fatto che ho presentato, dove siamo andati a ricreare, a rimettere insieme tutti gli ingredienti della trippa, partendo da una chips di riso al prezzemolo, che è uno degli ingredienti, la trippa al pomodoro che abbiamo ridotto a mousse e uno zabaione al parmigiano invece di grattarcelo sopra, sì, che è questa sorta di crostino croccante leggermente innovativo. Ecco, e visto che siamo un pochino in trasgressione, ma non tanto, vero, ma ce la possiamo mettere un pochino di birra? Assolutamente sì, perché secondo me quello che può essere anche la strada verso il futuro come abbinamento con il cibo è proprio la birra al posto del vino. E ci sono appunto delle birre artigianali, perché noi ovviamente siamo di quel percorso lì, che possono essere un bel abbinamento con la trippa, e proprio con la ricetta di cui stavo parlando prima, secondo me bisogna usare un pochino. Io abbinerei una Grand Cru, che è una birra fatta con metodo Grand Cru, che quindi già il nome, il titolo è importante. È una birra fatta con metodo Champenois, che ha una gradazione un pochino più elevata delle birre normali, perché ha 9 gradi all'incirca. È una birra che mostra immediatamente la sua prenatura quando si versa nel bicchiere, e ha un bel agrumato, un bel sentore, un bel bouquet come si deve per il vino, lo si sente molto forte anche in questa birra. E secondo me quando si va verso questi nuovi abbinamenti bisogna anche usare un pochino, con la Grand Cru secondo me si fa bingo. Benissimo, allora trippa e birra e si campa 100 anni. Anche 101.